Quando non c'è un campo elettrico applicato al filo, questi elettroni di conduzione hanno una loro agitazione termica, sono sballottolati qua e là, semplicemente dal fatto che gli atomi di rame sono agitati e anche gli elettroni sono agitati termicamente, hanno un'energia cinetica semplicemente per il fatto che hanno una temperatura diversa dallo zero assoluto. La temperatura è una misura, se volete, dell'energia cinetica media degli atomi o degli elettroni. Quindi un elettrone di conduzione si sta muovendo perché il materiale è caldo e le velocità con cui questi elettroni di conduzione si muovono sono abbastanza elevate, sono 10 alla 5, 10 alla 6 metri al secondo. Ma è quello il valore che va messo qui? No! Perché l'elettrone sta facendo così, sbatte e cambia direzione, sbatte e cambia direzione, sta facendo un moto molto rapido, ma continuamente sbatte e non è che va da qualche parte in netto. Quando voi applicate un campo elettrico, di là, il campo elettrico, beh oddio, l'elettrone ha un segno negativo, quindi se il campo elettrico di là va di là, queste sono finezze. L'elettrone col campo elettrico cercherà di muoversi nella direzione del campo elettrico. Perché cosa dice la legge di Faraday, la legge di Lorentz? La legge di Lorentz dice che se avete qualcosa che ha una carica ed è immersa in una zona dello spazio dove c'è un campo elettrico, lui si muoverà perché c'è una forza. Quindi l'elettrone di conduzione, se voi applicate un campo elettrico, cercherà di muoversi perché c'è una forza che lo spinge per esempio in quella direzione. Lui vorrebbe andare di là, se non avesse impedimento alcuno andrebbe. Ed è quello che fanno gli acceleratori. Ma in un pezzo di rame lui non riesce ad andare senza sbattere contro qualcuno. Quindi lui fa così. Molto lentamente lui avanza di là. Nei moti tra un urto e l'altro sta andando molto veloce. Ma il moto netto dovuto al campo elettrico è molto più piccolo. Questa velocità molto lenta in netto si chiama la velocità di deriva. Questa qua è la velocità termica. Questo moto molto lento è quello che di fatto avviene quando avete un filo di rame e applicate qualcosa in modo che applicate una differenza di potenziale, un linguaggio che capiremo. Di fatto quando applicate un campo elettrico, l'elettrone di conduzione tenderà a muoversi in quella direzione. Ma il suo moto di deriva è quello che contribuisce alla densità di corrente. E questi sono velocità molto piccole, possono essere frazioni di millimetro al secondo. Possono essere frazioni di millimetro, un decimo di millimetro al secondo. Il moto tra un urto e l'altro è molto rapido, ma il moto netto è lentissimo. E se il campo elettrico non lo applicate più, la forza non c'è e l'elettrone fa così, in media non va da nessuna parte, per ogni movimento che sembra fare di qua, poi dopo un po' magari torna in questa direzione. In media non va da nessuna parte, però per un po', se questa è una sezione del filo, con una superficie matematica, la corrente cos'è? È il flusso di J. Quindi, immaginate in corrispondenza di questa linea nera del tavolo che ci sia una superficie matematica. L'elettrone, quando va di qua, c'è un flusso. Poi magari il suo moto caotico lo riporti qua, c'è un controflusso, un flusso. Quindi corrente c'è, ma si chiama, è rumore quello, che lo potete vedere con amplificatori molto sensibili, che vedete il rumore, cioè c'è una corrente, ma per ogni corrente dovuta a un moto di là, poco dopo magari lo stesso elettrone si sposti qua, una corrente negativa. Solo quando applicate un campo elettrico, allora tutti questi elettroni lentamente cominciano sistematicamente a attraversare la superficie, avete una corrente che non è più rumore, ma una corrente utile. D'accordo? Quindi a rigore quello che appare qui è la velocità di avanzamento netto del portatore di carica in un acceleratore di particelle e la velocità di questo elettrone che va come una schegga. Nell'aria o in un conduttore o in una soluzione acquosa, quel portatore di carica avanza con fatica ed è quella velocità netta che appare, si chiama velocità di deriva. Detto. Allora, voi dovete immaginare che questo può variare da punto a punto, la densità dei portatori,
la velocità può variare da punto a punto, quindi in generale J varia da punto a punto. Facciamo un semplice esercizio, un cilindro, un conduttore, o comunque un cilindro matematico, immaginiamo la nostra testa, e che ci sono dei portatori di carica. Questa è la vista trasversale, la sezione del cilindro, ok? Asse X, asse Y, asse Z, esce dalla lavagna. Conto semplice, problema semplice, immaginate la densità di corrente sia uniforme, cioè che non dipenda da X e da Y, sia un certo valore J0 verso di voi, quindi perché J è un vettore, la direzione, e questa è la dipendenza dallo spazio, e supponiamo che sia una costante, cioè una qualcosa che non cambia da punto a punto, ok? Va bene? Qual è la corrente che esce attraverso verso di voi attraverso questo filo? Qual è la corrente? Allora, la corrente, per definizione, è il flusso di J attraverso qualsiasi superficie che abbia, per esempio, questa curva qua. Quale superficie ci conviene usare nella vostra testa? Pensate alla superficie tesa come la membrana di un tamburo. Pensate proprio alla superficie della lavagna. Voi dovete calcolare la densità di questo vettore, calcolare il flusso di questo vettore, che è la densità di corrente, attraverso la superficie racchiusa da questo cerchio bianco, questa superficie nera, questa qua. Questa è la superficie. Allora cosa fate? Voi potete dividere la superficie in tante piastrelline e in ognuno di queste calcolare il prodotto scalare, tra J e il vettore elemento di area. Allora questo è un elemento di area, chiamiamo che so delta A, e lo fate diventare un vettore. Allora, è ovvio, facciamo in modo che venga naturale questo esercizio. Orientiamo questi elementi di area verso di voi, quindi il dA sarà un delta A, U di Z, verso di voi. Come se io seguissi questa curva qua con le mie dita così. Okay. È una orientazione che è naturale, perché la corrente, la densità di corrente esce dalla lavagna, orientiamo le piastrelline A nella stessa direzione. Poi in ognuno di questi punti dovete fare il prodotto scalare tra il vettore J che esce dalla lavagna e il vettore A che esce dalla lavagna. Quindi voi avete J di questa piastrella, questa è l'iesima piastrella, la J dell'iesima piastrella è uguale a J0 U di Z, prodotto, questo è J, scusatemi, sto facendo questo in realtà, sto facendo il prodotto scalare, notate qua, tra il vettore densità di corrente e il vettore dell'area è uguale al vettore densità di corrente, prodotto scalare, delta AI, quindi questo è uguale a J0 delta AI e basta, perché U di Z, prodotto scalare U di Z vale 1, d'accordo? Quindi questa qua la stimo come una sommatoria delle JI, prodotto scalare delta AI, e questo è per l'appunto la sommatoria di J0 delta AI per questo qui. La J0 è comune a tutti gli addendi, perché per ipotesi la J è costante, come direzione esce dalla lavagna, come modulo, come dipendenza dallo spazio, diciamo, è un valore costante. Quindi ognuno di queste piastrelle, questa piastrella qua, che è la piastrella J-esima, avrà anche lui un'area che sarà la sua area U di Z. Questa è un'altra piastrella, questa è un'altra piastrella. Ma ognuna di queste piastrelle, la J è lo stesso. Sommo assieme, sto costruendo un flusso. Prodotto scalare, vettore, area. Prodotto scalare, vettore, area. Prodotto scalare, vettore per l'area. Sommo assieme, quello è un flusso, no? Cos'è un flusso? È un transito, è questo. Ma ognuno di questi addendi
è J0 per delta AI. La J0 è comune, porto fuori. E questo cos'è? Questa è l'area complessiva. E quest'area che sto evidenziando adesso. E qual è l'area di una sezione di un cilindro di raggio R? Pi greco R quadro. Quindi questo qua, di fatto, non dovete stupirvi, perché è molto semplice questo esercizio. Che questa è la sezione circolare, questa è la superficie che è individuata dalla sezione circolare, dalla membrana tesa come un tamburo su un cerchio che è questa qua che ho disegnato. E dovrebbe essere evidente che questo è uguale a J0 per pi greco R quadro, ok? Quindi la corrente che attraversa questo cilindro di raggio R è J0 per pi greco R quadro. Non ci vuole una cima per sapere questo. Ma cosa succede se la J non è uniforme, se la J non è una costante? Quindi possiamo immaginare esercizi dove la J non è affatto una densità di corrente uniforme o costante in ogni punto della lavagna, ma dipende, a priori magari dipende da dove diavolo è il punto. Ma facciamo un esercizio molto semplice dove la densità di corrente abbia una simmetria cilindrica attorno all'asse del filo. Quindi io scrivo che so che la J è una funzione della distanza dall'asse, vedete che non c'è la coordinata Z. Che la J dipenda dalla distanza dall'asse, quindi vista o in sezione, se questo è la sezione del filo, questo è l'asse X, questo è l'asse Y e l'asse Z esce dalla lavagna, con una distribuzione di questo tipo, con una densità di corrente con simmetria cilindrica, dico che questo punto e questo punto che ha la stessa distanza, punti che hanno la stessa distanza dall'asse, la densità di corrente è la stessa. Questo punto che ha una distanza diversa avrà una densità diversa, ma tutti i punti che hanno la stessa distanza avranno lo stesso valore. Questo è quello che sto dicendo qua. Che punti che hanno la stessa distanza dall'asse, vedete come ho definito R qua, eh? È la distanza dall'asse. Non c'è la coordinata Z che è lungo l'asse. Distanza dall'asse. Questa è una distribuzione di carica con simmetria cilindrica. Nell'esercizio del primo ora, quando facevamo il calcolo della densità di carica, stavo immaginando, per esempio, una simmetria sferica, dove tutti i punti con la stessa distanza da un punto hanno lo stesso valore. Questo è tutti i punti che hanno la stessa distanza da un asse. Notate queste cose. Questa è simmetria cilindrica, quello di prima è la simmetria sferica. Qual è la corrente che passa attraverso un filo con una densità di questo tipo? Facciamo una ipotesi particolare, supponiamo che la densità di corrente sia questa, magari la scrivo qua. Sia AR per R minore uguale al raggio del filo e 0 per R maggiore del raggio del filo. U di Z si intende, eh? E questo è il vettore nullo. Okay. Che aspetto ha? Beh, se questo è questo è la vista laterale, come potrei rappresentarlo? Chiamiamo questo l'asse Z, questo è l'asse Z, e questo è il piano XY. Ok? Quindi questa è la direzione X, Y entra la lavagna e Z per di là. Quindi X fa e Y entra. Allora, se questo è il raggio del filo, qua ho una freccia che so che è così, qua ho una freccia che è zero, e qua ho le frecce che crescono in maniera lineare. Ok? Questo è
questo, con una densità di corrente di questo tipo, cresce linearmente con la distanza dall'asse del filo. Quindi se questo è il filo, magari gessi colorati più indicato. Se questo è il filo, sto dicendo, e questo quindi è l'asse del filo, l'asse dritta è l'asse del filo, sto dicendo che questo punto qua, che ha la stessa distanza dall'asse del filo di questo, ha la stessa freccia. Questo punto, che ha la stessa distanza di questo, ha la stessa freccia. Quindi potete immaginare di fare una cosa del genere. Abbiamo capito? Spero di sì. Quindi in ogni punto della lavagna c'è una freccia che corrisponde al valore che deve avere, questo qua. Va bene? Nel filo il portatore di carica, la densità di carica, densità di corrente, mannaggia me, è lungo il filo, e la direzione è data dalla direzione dell'asse dritta, e il modulo della freccia dipende da quanto si è distanti dall'asse. È zero sull'asse, quindi punti sull'asse, il vettore è zero, e massima all'estremo, e per punti a distanza intermedia cresce lineamente. Questo è quello che questo sta dicendo. Non sto dicendo che questo avviene in natura, sto dicendo che questo è scienza matematica, fisica. Quindi qual è la corrente che oltrepassa, che sta attraversando questo filo? Cosa si intende per corrente? Si intende questo signore qua, il flusso della densità di corrente attraverso la superficie. Quale superficie? Immaginate questa superficie qua, eccola qua, trac! Questa è la superficie, quella che è rappresentata qua. Quanta corrente sta passando attraverso quella superficie rossa? Quindi ogni elemento di area, questo è l'elemento di area, questo è la delta A, e fate il prodotto scalare tra questa freccia e la freccia di J, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, questo è quello che voglio farvi. Adesso affrontiamo il cargo, no? Prima cosa facciamo? Una stima! Faccio una stima. Allora, tutti i punti che hanno la stessa distanza, di nuovo, questo è un ripasso di una tecnica che abbiamo usato per il calcolo del momento di inerzia di un disco pieno, omogeneo. In quel caso è un disco omogeneo, ma la strategia è la stessa. Dividiamo l'area della superficie, quindi l'area nera qua, in corone circolari. Perché questa è la strategia? Perché tutti i punti all'interno della corona circolare, questa corona circolare qui, questa è una corona circolare, tutti i punti in questa corona circolare hanno più o meno la stessa distanza dall'asse. Ok? Quindi questa è la strategia. Quindi faccio il contributo della corrente, somma delle correnti attraverso cosa? Corone circolari. Va bene? E qual è la corrente nella corona circolare? Iesima. La corrente nella corona circolare iesima è il prodotto scalare tra la densità di corrente della corona circolare iesima è un vettore che rappresenta l'area di quella corona circolare. Quindi, siccome la densità di corrente e le vettori che rappresentano l'area sono paralleli, escono dalla lavagna, perché ho fatto così, allora questo è uguale alla densità di corrente dell'iesima corona circolare per l'area di una corona circolare, quindi area corona iesima.
qual è la corrente nella iesima corona circolare? Tutti i punti hanno più o meno la stessa distanza. Qual è la distanza? Le indichiamo con RI, quindi RI è la distanza della corona circolare dall'asse, d'accordo? Quindi questo, per ipotesi, è ARI, quindi questo è AR. E l'area della corona circolare cos'è? Dovete riguardare i conti, che, però, anzi lo faccio subito perché è un buon esercizio. L'area cos'è? L'area di una area di un cerchio dipende dal raggio del cerchio, tutti lo sanno, e cos'è? Pi greco r quadro. Quindi la derivata dell'area rispetto al raggio del cerchio è uguale a 2 pi greco r. Quindi il differenziale dell'area cos'è? Lo vedete subito. Il differenziale dell'area è 2 pi greco r dr. E quindi l'approssimazione che usiamo qua è questo. Quindi scriviamo 2 pi greco ri, che è il raggio dell'iesima corona circolare, per il suo spessore dr. Sommiamo su questi per avere la stima, no? La A, 2 pi greco, sono il comune, poco fuori, e mi rimane dietro una RI al quadrato per delta RI. Ed è evidente dalla struttura di quella somma qual è l'integrale, ok? Nel limite che il numero delle corone circolari tenda all'infinito, perché ogni corona circolare diventa infinitesimo, cioè arbitrariamente piccolo, voi avete che questo tende a 2 pi greco, cioè che la corrente è a 2 pi greco, l'integrale di r quadro in dr da 0 a il raggio del filo. E questo è uguale a ok. E prima di consegnare il compito dovete chiedervi: ma ho scritto qualcosa che è sensato? Sono proprio sicuro di saper fare molto bene l'integrale a occhi chiusi, o corro sempre qualche rischio di sbagliare? Allora uno si chiede: la A che dimensioni ha? Da questa definizione qui uno vede che la A, la dimensione di A è tale che quando moltiplicate per una lunghezza otteniate una densità di corrente. Quindi la dimensione di A è una densità di corrente diviso una lunghezza, quindi la dimensione di J diviso una lunghezza. Ma cos'è J? J, dove l'ho scritto? Non c'è più. La dimensione di J viene dal fatto che la dimensione di J è la dimensione di una corrente diviso un'area. Quindi la dimensione di una corrente diviso un'area. Ma cos'è una corrente? Una corrente è una carica diviso un tempo diviso un'area. Ok? Quindi io devo sperare di aver fatto bene i conti. Quindi mi chiedo, continuiamo qua così, aiutatemi. Quindi io ho una carica diviso il tempo diviso una lunghezza al cubo. Ok? Quella è la dimensione di A che viene dalla sua definizione. E per questo conto deve essere giusto almeno dimensionalmente. Poi magari sbaglio perché c'ho un pi greco, oppure tralascio il pi greco, o c'è un 2, o un 3, o un 4. Quelli sono numeri, non hanno dimensioni. Ma la dimensionalità della formula mi sta dicendo che la A moltiplicato per una lunghezza al cubo è meglio che sia una corrente. E lo è, perché vedete che la A moltiplicato per... questo è L-3 qua, giusto? C'era L-2...
Quindi moltiplicato per un volume mi dà una carica di isotempo che è una corrente. Quindi dal punto di vista dimensionale non ho sbagliato. È solo una verifica dimensionale però. D'accordo? E se la corrente avesse avuto una legge diversa? Se fosse stato, che so, così, come sarebbero state le frecce? Avrei avuto un andamento del genere? Questo è un andamento quadratico. La densità di corrente può avere dipendenze strane. Quindi l'esercizio consisterà di vi do una dipendenza dalla distanza d'asse e calcolate la corrente. Non è difficile, ragazzi. Nei minuti che rimangono, che ore sono? Sì, dovrei farci. Silenzio, per cortesia. Questo brusio non lo capisco. Siete annoiati di cose che sapete già o siete allarmati perché vedete che sono complicate queste cose o siete tranquilli perché sembrano complicate e poi alla fine sono delle puttane. Non posso dire puttane. Secondo me dovreste dire, oh, sembra complicato, però guardaci bene lo sono. Per esempio, alcune cose per tranquillizzarvi un po', sto per dire, perché la seconda parte del corso non è banale, come la parte centrale del corso non è banale, come la prima parte del corso non è banale, non c'è niente di banale qua. Guardate questa legge qui. O anche la versione di Ampere. Facciamo la versione di Ampere, la legge di Ampere è questa. Silenzio! Concatenata. È molto importante la parola interna e la parola concatenata. Dovete capire che sono pertinenti perché questa è una superficie che è chiusa, che ha un interno. E questa è una curva chiusa e quindi si può parlare di qualcosa che è concatenata, non vi pare? Se la curva non è chiusa, voi non legate niente. Se volete legare delle frecce o dei bastoncini, o se siete dei fascisti e volete legare i bastoni del fascio, avete bisogno di una curva chiusa. Se non la chiudete, i fasci cadono per terra. Se siete dei contadini e dovete legare le spighe di grano, avete bisogno di legare la curva, la corda se non è chiusa non legate niente. Quindi per parlare di qualcosa legato o concatenato serve che la curva sia chiusa. Per parlare di qualcosa racchiuso in un sacco serve che la superficie sia chiusa. Prima cosa. Allora, queste formule, questo è un concetto matematico molto complicato. Come lo è anche questo? Certo, però alla fine voi siete svezzati e avete capito più o meno concettualmente cosa sono. Avete la curva, fate una spezzata, camminate lungo la curva, fate ponte scalare. È in fondo una cosa abbastanza concettualmente facile da capire. Matematicamente magari è complicato calcolarlo, ma concettualmente dovrebbe essere ormai facile a voi capire. Come qua, avete una superficie, l'approssimate con delle lamelle, ogni lamella la fate diventare un vettore da dentro verso fuori, fate il punto scalare concettualmente l'avete capito, matematicamente potrebbe essere una bestia da calcolare, ma concettualmente l'avete capito.
Ma le leggi di Gauss e la legge di Ampère dicono qualcosa che è molto più semplice. Shh! Se questa è una carica, se questa è una carica, se questo è un tubero caricato, c'è una carica, seguite in maniera che sta strano, qua è una carica 1, questa è la carica 2, qua c'è un'altra carica, un'altra carica. Shh. E qualcuno vi chiede, ok, questi qua sono sorgenti, creano un campo elettrico. Almeno è intonato. Creano un campo elettrico. Come sarà questo campo elettrico? Le equazioni di Maxwell sono complicate, derivate, i flussi, i rotori. Come si fa a calcolare il campo elettrico in questo punto? Sarà complicato farlo. Calcolare il campo elettrico in questo punto sarà complicato farlo. Sarà complicato, dobbiamo imparare a farlo. Ma io vi faccio una domanda di questo tipo. Ecco una superficie, eccola qua. Shhh. Questa è una superficie matematica chiusa. E io vi chiedo, qual è il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie rosa? Uno potrebbe dire, oddio, io devo prendere questo elemento di aria, devo farlo diventare un d'accordo, poi però devo calcolare il campo elettrico in questo punto. E qual è il campo elettrico in questo punto? Qual è? Oh? Come faccio a calcolare? Se non lo so calcolare il campo elettrico in questi punti, come cazzo? Non devo parlare. Come faccio a calcolare il flusso? Ma la legge di Gauss dice, calma, il flusso del campo elettrico attraverso quella superficie rosa è zero. Ma come fa a essere zero? Come fai a saperlo? È quello che la dice la legge di Gauss. Quella superficie rosa racchiude qualcosa? No. E quindi il flusso è zero. Semplice. Ah, è veramente semplice. Supponiamo che mettiamo dei valori. No, non mettiamo dei valori, perché devo ancora dire cos'è epsilon 0. Deve essere molto chiaro questo appunto qua, eh? Questa è un'altra superficie matematica, eccola qua. Che racchiude queste due. Qual è il flusso del campo elettrico? Oh mio Dio, devo fare l'elemento di area e poi il campo elettrico qua, ma cos'è? Oh, oh, no, no, calma. Il flusso del campo elettrico è uguale a 1 su epsilon 0, in questo caso Q1 più Q2. Poi, se salta fuori che Q1 è esattamente uguale a Q2 ma ha cambiato di segno, qual è la carica alla chiusa? Zero, e quindi flusso per zero. E se la superficie faceva così, avrei... Quindi se uno mette dei valori, che so, questo sono 10, l'unità di carica del sistema internazionale è Coulomb, questi sono 10 microcoulomb di tipo positivo, questi sono, che so, meno 5 microcoulomb, e tutta questa bestia qua è più 25 microcoulomb. Qual è la carica? Sarebbe, ok, 1 su epsilon 0 devo ancora darlo come numero, ma la parete se sapreste calcolarlo. E 10 meno 5 più 25, quindi 35 meno 5 fa 30 microcoulomb, quindi tutta sta roba serve 30 microcoulomb. Basta, è semplice. Quindi la legge vi può venire a certe domande e dà una risposta veramente semplice. Come anche la legge di Ampère è una cosa semplice. Qua forse dovete pensare un po' di più, però l'idea è la stessa. Dovete pensare un po' di più. Vediamo un attimo se apprezzate questo discorso. Questa è una superficie, questa è una curva chiusa, questa è una curva chiusa, è una curva, questa qua, non è una superficie. Su quella curva chiusa ci sono un'infinità di superfici aperte che hanno quella curva come l'orlo del proprio buco. Tra le infinite superfici, pensate a quella tesa come la membrana di un tamburo. Per esempio, pensate alla superficie stessa della lavagna. Pensate a questa superficie qua. Ok? Allora, le correnti. Le correnti di conduzione. Questa è la corrente di conduzione. Un pezzo di metallo, un pezzo di rame,
A meno che non facciate qualcosa di particolare a questo pezzo di rame, lo strofinate in qualche modo con magari un pelo di gatto. Conviene usare il pelo di gatto e non il gatto, perché il gatto vi graffia. Per ogni atomo ci sono dei protoni e ogni atomo ha un uguale numero di elettroni, quindi complessivamente questo pezzo di rame è neutro, non ha carica elettrica. Se voi applicate un campo elettrico, abbiamo detto per la legge di Lorentz, che è meglio cominciare a tenere sempre sotto mano, applicato un campo elettrico, gli elettroni di conduzione si metteranno a muoversi. Sovrapposto al moto termico ci sarà un moto di deriva. Ok? Quindi, voi avrete una corrente se riuscite a far fare questi elettroni un percorso chiuso. Ok? Quindi una corrente elettrica, quello che è qua, sono portatori di carica che stanno facendo un moto netto di deriva, appunto, lungo una curva chiusa. Quindi immaginate, sono circuiti, no? Curva chiusa chiamate circuiti. Quindi immaginate un circuito che sta facendo il suo bel giro e poi deve bucare questa superficie. Adesso vediamo, magari è difficile disegnare, magari uso un foglio di carta. Lo buca. Faccio dopo. Ecco un altro. Buca qua, buca qua. Ovviamente, essendo un circuito, la corrente di conduzione che sta passando in questo pezzo di rame deve fare un giro. Da qualche parte c'è una batteria, eccetera. È un circuito. Poi attaglia la superficie. Quale superficie sto? Per i miei scopi didattici, per voi che state cercando di capire, pensate a quella del tamburo, della membrana. Ok? Eccolo un altro. Buca qua. Ok? Sono tre correnti, tre circuiti che stanno tagliando. Usate la parola concatenate, vedete che sono concatenate? Perché questa è la curva chiusa originaria, questa è la curva C, e forse è il caso di evidenziarlo in qualche colore. Quindi lo faccio un po' grosso qua davanti. Questa è la curva C, Questa è la curva, e questa è una corrente che deve essere un circuito esso stesso, e lui è concatenato in questo senso, come due anelli di una catena. Questa non sono concatenate, c'è una corrente che passa di qua, non è concatenata con l'anello verde. Questa corrente qui, che passa molto vicino, non è concatenata. Quale delle cinque che ho disegnato sono concatenate? Quelle che bucano la superficie che è la membrana del tamburo. D'accordo? Per quello si chiamano concatenate. Una corrente concatenata, perché una corrente è un circuito, e quel circuito della corrente deve far così con la curva chiusa matematica. D'accordo? Quindi, che disegno complicato, facciamo. Questa è la curva chiusa, la vedete? La carta che era chiusa dalla... racchiusa, non ha un interno, ma ci capiamo, no? E adesso questa è una corrente che avrà il suo giro, ma la punta della penna è la direzione di flusso della corrente, della densità di corrente. E lui fa così. Questa non è concatenata. Questa sì. Questa è un'altra corrente. La punta di nuovo rappresenta la direzione della corrente. Questa è così. Questa qua sta andando verso di voi, la matita sta andando verso di me. Ok? Uno di questi due, quando scrivo la legge di Ampère, entrerà con un segno più e l'altro con un segno meno. Qual è il più e qual è il meno?
Cosa dovete fare? L'assegnazione di chi è la corrente positiva e chi è la corrente negativa è arbitraria. Ma non è a caso, cioè una volta dovete decidere come orientare la curva. Fate con la monetina, se la curva è orientata così, se la curva è orientata così, quale di questi due è quella positiva? La rossa. Ho sputacato. Il segno algebrico viene da come voi girate sulla curva. Se girate così sulla curva, questa sarà positiva e questa sarà negativa. Se facendole la monetina orientavate la curva così, allora la rossa era negativa e la matita era positiva. Quindi voi dovete prima orientare la curva, poi guardate come sta fluendo la corrente in questi. Se questo disegno è complicatissimo, ormai non capisco più niente, ma immaginate che questa corrente sta facendo così. E questa corrente sta facendo così. Chi se ne cava di... Chi se ne frega di queste due correnti? Perché non contribuiscono alla circuitazione di B? Perché non sono concatenati con la curva C. Quindi numeriamoli questi. Questa è la corrente, che so, 1, questa è la 2, questa è la 3, questa è la 4. Ce n'è un altro, mi sembra di aver disegnato la 1, questo qua, la 5. Ok? Quali? La 1. Da questo disegno complicato, mettermi in distanza, la 4 e la 1 non sono concatenate, siete d'accordo? Quindi non contribuiscono alla circuitazione di B. Alla circuitazione di B contribuisce solo la corrente, la 2, la 2 è concatenata, buca la superficie, la 5 buca e la 3 buca. Quindi cosa ho appena detto, mi ricordo più, la 2, la 3 e la 5, siete d'accordo? La 1 e la 4 non contribuiscono perché non sono concatenate. Ma quali sono i contributi algebrici della 2, 3 e la 5? Quindi se questi sono, per esempio, che so, la corrente nel sistema internazionale si misura in ampere. Quindi immaginate che la 2, la 3 e la 5 siano, che so, 20 milliampere, una bestia, 30 milliampere, 10 milliampere, e la 1 sia 100 ampere, una bestia, e la 4 sia, lo so, 10 ampere. Tutta sta corrente non contribuisce perché non è concatenata con la curva. Le correnti che contribuiscono alla circuitazione sono solo quelle concatenate. Però adesso voi avete il problema di sommare questi assieme in maniera corretta. E per sommare in maniera corretta entrano qui con un segno algebrico. Chi è più e chi è meno? Sono tutte più, sono tutte meno? O hanno segno opposto e quindi c'è una competizione? Dovete decidere se questa è la curva C e l'orientata è così. Dovete chiedervi se la 5, a me sembra che la 5 entrerà col segno più, quindi avrò più 10 mA. La 3 cosa fa? Anche la 3, vedete? Anche la 3 entra con un segno più, quindi la 3 cos'è? 30 mA. E la 5 cosa fa? No, aspetta, quale ho fatto finora? Devo scrivere la sequenza, 2, 3, 5, quindi non so se l'ho fatto giusto, riparto da zero. La 2 chi è? La 2 sta... Ah, ok, la 2 cos'è secondo voi? Che sono 20 mA. Lui entra con un segno meno, ok? Quindi scrivo nel modo corretto. Meno cosa? La 3 chi è?
sono 30 mA, ma come sono orientati? Ok, questo entra col segno più. E la 5, che sono 10 mA, entra col segno più. E quindi vedete che il mu0, che è l'opportuno numero che vi do, per cosa? 40 meno 20 fa più 20 mA. Ok? L'ho fatto giusto? Qualcuno non è d'accordo? La 2 sta entrando mentre doveva uscire, quindi col segno meno. Invece la 3 sta uscendo, ok? Credo di aver fatto giusto. Va bene? Ci vediamo alle 2.